e oggi, come di consueto, realizzeremo un video tutorial realizzato per mostrarvi e condividere alcune delle nostre idee. Avete per caso dei barattolini semplicissimi? Questi sono barattolini di conserve e di marmellate. Se siete curiosi, continuate a seguirci per vedere cosa creare insieme. Il materiale corrente per la nostra attività, come vi dicevo, è un barattolo vuoto di vetro, questo con un tappo, poi del panno Lenci di due colorazioni, bianco e rosa. Ci serviranno immancabilmente le nostre forbici, eventualmente delle piccole ovette, del cordoncino, come vedete, e poi eventualmente una piccola pallina o un pompon. Se non avete questo, ci servirà semplicemente un po' di cotone idrofilo. Per prima cosa, dopo aver aperto il nostro barattolo, prendiamo un tappo di riciclo e mettiamo un po' di pittura. Questa pittura è un colore acrilico e lo mettiamo quindi qui dentro. Lo andiamo poi a riportare sulla nostra confezione con una piccola spugnetta di riciclo. Quindi andiamo a picchiettare tutto il nostro barattolo, così, facendo questo effetto spugnato, e andiamo a coprirlo interamente. Allora, ora prendiamo un pennarello nero e facciamo i nostri occhi. Facciamo due ovali, uno e due, poi li riempiamo. Poi, dopo aver fatto questa operazione, prepariamo la nostra colla a caldo per poter applicare quelli che saranno i baffi. Ecco qua, aggiustiamo un pochettino meglio l'occhio. Ok, prepariamo col nostro cordoncino quelli che saranno appunto i nostri baffi e prepariamo quindi all'incirca con tre dita tre pezzettini di cordoncino. Li andiamo a tagliare e li tagliamo anche appunto da questi lati. Punta, devono essere aperte tutte appunto le punte. Una volta fatto questo, dobbiamo prendere la nostra colla a caldo e andare a posizionare qui un piccolo pallino dove attaccheremo i nostri laccetti. Uno, due e l'altro accettino. Ora, dopo aver fatto questo, prendiamo un piccolo triangolino rosa e lo attacchiamo qui sopra. Togliamo i fili che si sono creati con la colla prima di continuare. Facciamo scendere quello che sarà ora. Dobbiamo procedere con fare la stessa cosa sul retro, quindi prendiamo un punto di colla nella parte opposta e quindi ci attaccheremo quello che sarà il codino del nostro delizioso coniglietto, come vedete l'opposto del nostro faccino. Ora proseguiamo con le orecchie che andremo ad incollare sul nostro tappo. Quindi, per prima cosa,
prendiamo la parte bianca, sempre all'incirca 3 dita, e facciamo quelli che saranno appunto le nostre orecchie. Una, come vedete, in questa maniera vengono due orecchie perfette. E poi, stessa identica cosa, prendiamo il nostro pezzettino rosa per fare la parte interna delle nostre orecchie. In questo caso deve essere ovviamente una parte più piccola. La prendiamo e la andiamo a inserire al centro della nostra, di questo lato. Uno, idem, due. Prendiamo la parte centrale e la andiamo leggermente a tagliare sia da questo lato e sia da questo, proprio per rendere più verosimile l'orecchio, e andiamo quindi a creare questa fessura che lo renderà molto simile all'orecchio originale di un coniglietto. Andiamo. Ecco qua. Quindi ora andiamo ad adagiarlo qui sopra il nostro coperchio. Uno. Decidere di incollare direttamente un po' di colla direttamente, oppure dopo aver fatto questo possiamo andare ad arricchire questa parte con dei fiori per rendere più carino quello che sarà la parte finale del nostro barattolino. Per la colorazione scegliete i colori che preferite, potete alternare diverse punte di colore. Ecco qui. Abbiamo quasi completato, ora l'ultima cosa che andremo a fare è mettere all'interno del nostro barattolino le nostre orecchie di cioccolato. Quindi prendiamo le nostre orecchie, le posizioniamo eventualmente con un po' di erba o di ovatta qui dentro, come vedete, e le andiamo ad adagiare per poterle regalare o mettere al centro tavola per i nostri bambini. Quindi ora, ecco fatto. Questa dolce sorpresa è quasi pronta. Andiamo a impacchettarla e chiuderla. Ecco qui, questo è il risultato finale. Allora, la nostra attività di oggi quindi è conclusa. Spero che voi la adoriate come veramente lo adoriamo anche noi. L'effetto poi dello spugnato è davvero bellissimo. Un'altra idea che vi consiglio, quando avremo utilizzato questo verde, potrete utilizzare questo simpaticissimo barattolino come porta candela o eventualmente porta lumino. Allora, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale, lasciateci un like se avete piacere. Ciao, alla prossima!